Rocco, una vittoria veramente negli ultimi secondi, mancavano circa 40 secondi, noi eravamo in diretta su Campania Football Live e quando Aracri è caduto in area di rigore abbiamo visto l'arbitro puntare il dischetto, però c'è da dire che oggi la Frattese, soprattutto nella prima frazione di gioco, ha costruito numerosissime palle gol, se non erro 5-6 almeno palle nitide per potersi portare in vantaggio. Forse il nervosismo, l'ansia di questa partita non ha permesso alla squadra di essere brillante sotto porta. Sei dello stesso mio avviso? Vabbè, una partita particolarmente importante e niente, come hai detto tu, primo tempo dominato, la palla non ha voluto entrare per niente, però purtroppo il calcio è questo. Al 95esimo abbiamo avuto questo rigore nettissimo e niente, siamo riusciti a portare 3 punti fondamentali per sognare ancora, continuare a sognare, e perché sono convinto che i ragazzi sono forti, sono convinto della mia squadra e niente, fino all'ultimo senza mollare un centimetro. Ecco, che cosa stavi dietro la tribuna insieme a tutti i tifosi frattesi giunti da Frattamaggiore gli ultimi istanti, come l'hai vissuti? Perché vedevamo che comunque la squadra ha giocato come anche a Casoria, però ha regalato queste grandi ansie. Insomma, ogni partita per voi, ogni domenica adesso, da qui alla fine, sarà... servirà una bombola d'ossigeno appresso. Io più che una bombola d'ossigeno, qua ci vuole proprio un qualcosa per il cuore, perché non si può soffrire in questo modo qua. Una partita dominata, non riusciamo a fare gol, si soffre tantissimo, ormai mancano 6 partite alla fine e niente, dobbiamo soffrire fino all'ultimo secondo. Meritata questa vittoria la dedico a tutta la città di Frattamaggiore, ai nostri tifosi che anche oggi tantissimi in curva e niente, forza Frattese, continuiamo a sognare.